Vi siete mai chiesti come vengono create le lozioni galeniche in farmacia? Beh, io sì. E nelle scorse settimane su TikTok mi continuava a comparire il dottor Giuseppe De Sando, che ha una farmacia nella provincia di Treviso. Quindi gli ho scritto, gli ho chiesto se era interessato a girare questo contenuto insieme, così ci dà anche l'opportunità di imparare e scoprire cose nuove. Lui è stato molto gentile e ha detto di sì, e oggi è arrivato il momento di andarlo a trovare. Sono appena arrivato a Mansuè. In teoria la farmacia è proprio qua, e in realtà eccola qui. Vai. Questa è la mia little farmacia, ovviamente proporzionata al numero di abitanti. È un laboratorio galenico. Non è grandissimo, però fa il suo. Vabbè. Fa il suo. Beh, insomma, credevo più piccolo, mi hai detto proprio piccolo piccolo in realtà. No, di solito le farmacie ce l'hanno ancora più piccolo come laboratorio galenico. Noi abbiamo impostato, siccome era nuova, un pochino più grande in modo tale da fare quantomeno una buona parte di preparazioni galeniche. Quindi fondamentalmente abbiamo le capsule, che ora abbiamo l'incapsulatrice piccola, tra poco ci arriva quella da 300 pezzi. Che è questa? Sì. Mm-hmm. Bilancio omologata, agitatore magnetico con piastra riscaldante. Ora ci è arrivato il turbocompressore, che questo è, diciamo, lo strumento un pochino più particolare per fare le lozioni, perché te le rende un pochino più stabili rispetto alle altre. Perché oltre ad agitare, questa è una potenza di taglio che trita bene la sostanza, la fa entrare dentro, la fa fuoriuscire e la rende un pochino più stabile. Ok, che era questo... quello, il prodotto nuovo, sì, di cui quello che ti dicevo. Mm-hmm. Ed effettivamente ora ho iniziato a fare qualche prova e la tempistica di dissoluzione, la stabilità delle soluzioni è molto più elevata. E quindi, diciamo, questo dovrebbe essere un pochino quello che ci differenzia da tante altre farmacie che fanno piastre agitatore magnetico. Come sostanze abbiamo una buona parte tricologica, cioè io praticamente l'80% delle preparazioni sono tutte tricologiche. Tutta la parte degli attivi che si usano, diciamo, nell'ambito tricologico: minoxidil, minoxisolfato, che è quello in polvere, idrocortisone, progesterone, ciproterone acetato, estriolo, estrone base, estradiolo, metatonina, chetoconazolo, acido azelaico, triamcinolone, acido retinoico. Qua ci sono varie basi pronte e eccipienti per fare determinati tipi di sostanze, quindi il minoxidil, ciclosilicone pentamero, che è un'altra soluzione, poi vabbè, polisorvato, transcutol, che è un altro eccipiente per aumentare l'assorbimento, e questi sono tutti topici. Viorale, che abbiamo iniziato a fare le capsule, che poi abbiamo commercializzato come integratore. Melanurca campana, equisete e miglio per la donna, sono fitoestrogeni. Quindi hai agnocasto, soia, l'altro era il rutoside e il luppolo. Ok, quindi quando ci sono alopecie femminili, per dare fitoestrogeni, questi si possono dare come prodotti da banco, ok? Tutti i componenti estratti secchi derivati da vegetali si possono fare le capsule e venderli tipo integratori, si chiamano preparati galenici officinali. Qualcuno mi chiede lozioni naturali, e allora qua quello che ti ho fatto vedere prima, c'è anche liquido, serenoa liquida, luppolo liquido, olio essenziale di rosmarino e agnocasto, però funzionano sì e no, sono un pochino palliative. E poi sempre orale, anti-DHB, ortica, zucca, pigium, serenoa repens, e c'ho la giuga da qualche altra parte, reptans, e poi vabbè, qua hai altre sostanze che utilizziamo per fare altri preparati galenici. Possiamo ancora fare di più. Ora, ovviamente, quando ci siamo addentrati in questo ambito tricologico, abbiamo avuto un bel boost di richieste, quindi anche fuori, quindi alcuni mi mandano proprio la ricetta via posta, perché ci vuole un originale. Mi arriva la ricetta, faccio la preparazione e la spediamo a casa. Curiosità mia è, nel senso, nel minore oxidil tipo galenico, che ha dentro anche finasteride, eccetera. Sì. Serve la ricetta perché c'è finasteride? Sì. Ok, se non ci fosse finasteride? Se è solo minoxidil, poi è un farmaco da banco, quindi un preparato ufficiale senza obbligo di ricetta, può arrivare fino al 5%, e là il vantaggio, diciamo, del galenico rispetto agli altri è che puoi cambiare gli eccipienti. Yes. Ok, tu, che ne so, utilizzi un prodotto industriale, il Carexidil, il Biorga, quello che vuoi, hanno una concentrazione di glicole, non tutti, che supera anche il 25%, alcuni anche il 40%. Quindi l'utilizzo cronico ti può dare irritazione. Col galenico, tendenzialmente, il glicole è il miglior solvente. Ok, ha degli svantaggi, che sono però quelli dell'irritazione cutanea. Noi lo abbassiamo fino al 15% tramite il turboemulsore che ti ho fatto vedere prima, e si riesce ad avere una discreta stabilità. In alternativa puoi toglierlo, puoi mettere il glicole butilenico, puoi provare a farlo col transcutol, è un mondo veramente vastissimo quello degli eccipienti. Quindi se una persona volesse farsi fare un galenico da voi, qui da voi? Minoxidil non c'è problema, quindi basta contattarci, ci dici come vuoi il minoxidil, la percentuale, noi lo facciamo galenico e lo spediamo a casa. Perfetto. Senza problemi. Soluzioni galeniche che hanno dentro altre sostanze, quindi qualsiasi altra sostanza ci metti dentro, anche l'idrocortisone butirrato, anche per quello serve la ricetta. Ora, ci sono due tipi di ricette. Una è ricetta ripetibile, che vale 10 confezioni
lozione in 6 mesi. Mm-hmm. L'altra è ricetta non ripetibile, e per ogni lozione ti devi fare la ricetta. E là diventa problematico, perché dovresti andare ogni volta dal tricologo o anche dal medico di base, perché sì, comunque è sempre valida, a farti rifare la ricetta. Minoxidil e finasteride, ricetta ripetibile. Quindi la mandi una volta, mettiamo il timbro, la rispediamo. Ogni volta che hai bisogno di fare la lozione puoi riutilizzare sempre la stessa. Se ci sono invece ormoni, quindi antiandrogeni, tipo il progesterone, il ciproterone acetato, diventa ricetta non ripetibile, quindi la ricetta ci arriva, mm-hmm, la tratteniamo, mettiamo il timbro e la rispediamo. Però quando hai necessità di un'altra lozione ti devi far fare la ricetta. Quindi sostanzialmente conviene sempre farsi fare una ricetta con 2-3 pezzi, quindi fai 100 ml per 2-3 confezioni, mm-hmm, non di più, perché anche la stabilità poi dei preparati è meglio tenerla nei 3 mesi. Diciamo che dal punto di vista normativo la durata della lozione è di 6 mesi, perché comunque c'è sempre una concentrazione alcolica per cui ti permette di avere 6 mesi di stabilità. E se si va oltre questa data, scusa? Tende a precipitare, però tende anche ad ossidarsi, può perdere un pochino di efficacia, però noi per normativa non possiamo andare oltre 6 mesi, qualsiasi preparazione galenica facciamo, anche quelle orali, le capsule, sono sempre 6 mesi. Se una persona ce l'ha a casa, ne restano 20 ml, ah, dice, sì, è scaduta, la usa comunque? Sì, sì, sì. Ok. Perché non vede proprio qualcosa di strano dentro la lozione, il colore diventa sull'arancio, quindi okay, c'è un'ossidazione oppure c'è un precipitato, allora in quel caso no, bisogna buttarla. Sì. Diciamo che è difficile che dia comunque problemi al capello, mm-hmm, però magari perdi l'efficacia, quindi se hai una boccetta intera che non va bene, utilizzi questa, magari al posto di avere il 5% di minoxidil, hai il 3%, potresti avere anche un effluvio, quindi da valutare. Se una persona utilizza solamente minoxidil al 5%, mettiamo, è meglio un industriale secondo te o un galenico? L'industriale è più stabile. Ok. Ok, è più preciso. Cioè noi ovviamente qua facciamo tutto manuale, quindi c'è molto lavoro manuale, quindi l'errore umano... C'è più margine di errore, sì, esatto, sì, sì. Che ovviamente siamo sempre nel 10%, o meno il 10%, che c'è anche nell'industria questa tipologia di errore. Mm. Da un punto di vista di alternativa all'industriale, sì. Cioè, nel senso, se l'industriale ti dà fastidio perché è il glicole, allora può avere un senso utilizzare il galenico, perché possiamo modularlo, abbassare la concentrazione di glicole, oppure una questione di costo. Ora dipende, cioè, ho visto magari anche industriali che su internet riesci a pagarli poco, o se vai a prenderli ovviamente su siti certificati, perché ho visto anche qualcuno che ha acquistato da eBay e gli arrivavano nella carta di giornale, già là avrei un po' di dubbi anche sulla questione. Dall'estero ovviamente costano di meno, in Italia invece costano almeno però dai 40 ai 60 euro a seconda degli ml, però là è una questione personale, cioè nel senso economico. Stessa cosa per la finasteride, si può fare anche la finasteride galenica, okay, quindi in compresse prescritta dal medico, ricetta in quel caso non ripetibile, come se fosse il Kerfinast, Finacapid, tutti questi prodotti, costa di meno, però ovviamente hai un margine di errore del 10%, però diciamo che sulle polveri l'errore è minore, quindi anche là 60 capsule costeranno 30 euro da un milligrammo. Ovviamente se fai una prescrizione da 180 capsule, in proporzione, siccome quello che paghi veramente è il costo di lavorazione, paghi molto di meno le capsule, quindi se fai una ricetta da 180 capsule la finasteride ti costa pochissimo. Questo è interessante. Questo è poco. E come efficacia? È uguale. È uguale, sì, sì. Come la questione di rompere il Proscar in 4 parti, per dire, anche là alcuni dicono di no, alcuni dicono di sì. Io tendenzialmente dico che ovviamente se per una questione economica può aver senso, mi ammazzeranno i colleghi quando sentono questa cosa. Vabbè, però si risparmia veramente tantissimo. Si risparmia tanto. Devi romperla bene, cioè nel senso non è... cioè almeno da prendere un tagliapillole. Io ci ho provato, sì, però intanto la pillola è irregolare. E poi pesa pochissimo, la metto sul bilancino, non ce la fa pesarlo. Sì, come si fa? Quello è un problema, vai un pochino ad occhio, okay. Ovviamente se un giorno prendi 0,8, un giorno prendi 0,1 e 2 ci può anche stare, cioè nel senso non ti dovrebbe dare tanti problemi. Il problema è rompere una compressa che abbia scritto rilascio prolungato. Allora là il problema c'è, cioè non puoi romperla perché quella è stata creata in modo tale da rilasciare gradualmente il principio attivo a livello dell'intestino. Ora, se non ricordo male, tutti i prodotti a base di finasteride in compresse, yes, hanno il rivestimento e basta, ok? Quel rivestimento che usano non è un rilascio prolungato, che è un'altra cosa, serve per non far ossidare la compressa, che è importante, quindi quando la rompi la devi tenere anche a modo, quindi luce solare e quant'altro, alcuni dà fastidio allo stomaco e quindi quel rivestimento evita di dare quei problemi, però non è una questione di biodisponibilità della molecola, quella si parla di rilascio prolungato, anche là si potrebbe anche rompere, però insomma io lo sconsiglio da farmacista, se è fatta in quel modo vuol dire che deve essere assunta così, però ho visto persone assumerla, nessuno ha avuto nessun tipo di problema, okay, quindi ci potrebbe anche stare. Diciamo che la soluzione migliore è la via di mezzo, nel senso la preparazione galenica a sto punto.
Sì, ora anche là farla delle volte ci deve essere, come dire, una motivazione per cui la fai. Se è solo economica, difficilmente un medico la può fare. Se invece ti abbassa il dosaggio, quindi hai 0,5 mg di finasteride, allora ricorri alla galenica, perché non esiste un prodotto industriale che abbia quel dosaggio, e lo fai. Ovviamente il prodotto industriale è pronto all'uso, lo fai subito, anche la ricetta non ripetibile, ed è una rottura andare ogni volta a farcela fare. Diciamo che il problema fondamentale della galenica è la normativa. Il minoxidil, ad esempio, io lo riscontro tanto sull'industriale, sia sul Bjorg che su quello francese, delle boccette che dentro hanno delle scaglie. Cioè, come precipitato. Sì. Strano, perché ovviamente nell'industriale questo succede molto meno rispetto al galenico, quindi è un prodotto stabile, perché loro fanno anche i test di stabilità a lungo termine, quindi non dovrebbe esserci. Magari nel trasporto basse temperature portano alla precipitazione del minoxidil. Questo succede con qualsiasi tipo di minoxidil, industriale, galenico. Quando si abbassa la temperatura, ovviamente il minoxidil tende ad aggregarsi e a precipitare. Ora là, alcuni fanno il bagnomaria per ridiscioglierlo, però è un bagnomaria statico, quindi non è in movimento. Quindi magari lo fai, il giorno dopo ti è riprecipitato. Allora, se è un galenico, per quanto costa, conviene fartelo rifare. Ok. Ok. Se è un industriale, là è da valutare. E nel caso magari di un industriale, perché lì sono boccette divise in 60 ml, poi viene buttarla via? Dipende quanto precipitato c'è. Tendenzialmente io ti direi di sì. Ok. Ok. Cioè, nel senso, se c'è precipitato vuol dire che la quantità che tu ti applichi poi sulla testa non è più il 5% e non sai quant'è. Quindi se c'è tanto precipitato che è proprio uno strato di cristalli, allora là la concentrazione in soluzione che tu vai a pescare con la pipetta non è il 5%, perché una quantità è là e quindi magari ti vai ad applicare il 3, il 4, il 2, non lo potrai mai sapere, però sarebbe meglio non farlo. Lo puoi agitare un pochino prima di utilizzarlo. Sì, quello faccio sempre. Però no, non si scioglie. Anche là dipende dove lo conservi, quindi se tu lo conservi in bagno è un discorso, se tu lo conservi in una parte fredda della casa allora ti può precipitare. Ma c'era anche chi, io ho sentito anni fa, chi consigliava di conservarlo in frigo. No. 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 Ok. No, no. Cioè la precipita, cioè, automatico? Non va bene. Dovrebbe essere tra i 15 e i 25 gradi la conservazione. Ok. Quindi meglio se stai sui 20, però ovviamente nessuno ha la temperatura controllata, quindi sui 20 gradi. Vabbè, ambiente, in casa, sì, nel in senso. Casa va bene, sì, sì, sì. E anche là vedi che si forma sulla pipetta. Esatto. Quello è inevitabile, perché tu la peschi, c'ha l'alcol, quando si secca ti rimane il principio attivo. La cosa da dire giusta sarebbe la quantità sufficiente per coprire la zona da trattare. Ok. Okay? Quindi 2 ml di solito si dà canonico, per dire massimo 2 ml, però ovviamente la grandezza del cuoio capelluto è differente, e anche la manualità, quindi cioè 2 ml si fa per dire, però promettendo di più di meno dipende dalla... Ok, secondo te è meglio due applicazioni o una? 5% una. Ok. Una, anche perché c'era uno studio dove veniva fatto proprio il confronto del 5% due volte al giorno rispetto a uno, e praticamente il risultato cambiava pochissimo, quindi... Sì, non vale lo sbattimento. No, esatto, non vale la pena. Poi, ovviamente, secondo me, la questione importante è che le terapie tricologiche, come tutte le terapie, devono essere sostenibili. Chiaro. Quindi, cioè, non deve essere una cosa troppo pesante e ripetitiva. Quindi una monosomministrazione è molto meglio. Stesso discorso che ti facevo prima per quanto riguarda minoxidil e finasteride. Quindi un discorso è prendere due prodotti industriali, quindi uno di minoxidil e uno di finasteride che esistono in rozione, e fare due applicazioni. Quindi prima il minoxidil e poi la finasteride. Diventa anche pesante, appesantisce il capello. Un discorso diverso è fare una lozione galenica che all'interno abbia tutte e due le sostanze, monosomministrazione serale, e ovviamente è più sostenibile anche da un punto di vista economico, perché la finasteride ha un costo elevato in lozione, quella industriale mi pare che arrivi anche sui 50-60 euro, sì. Invece minoxidil e finasteride insieme si aggira tra i 20 e i 35 euro, a seconda della percentuale, quindi è un risparmio. Sì, sì, per tutti i vantaggi. Sì, è monosomministrazione. Allora, in quel caso la galenica è una cosa che funziona benissimo. Quindi quando c'è da utilizzare più attivi all'interno della stessa lozione, sì. Facciamo la lozione. Adesso entriamo nel vivo della preparazione. La ricetta, 5% minoxidil, 228 mg finasteride. Sì. Che percentuale sarebbe? 0,22. Okay. Ovviamente qua il medico ha ricopiato proprio la concentrazione dell'industriale, se no di solito si fa 0,2. Abbiamo minoxidil e la finasteride, come vedi,
hanno tutti i bei simbolini. In questo caso nella ricetta c'è scritto soluzione glicoalcolica, quindi il medico lascia al farmacista la concentrazione che vuole. Ora, per solubilizzare il 5% di minoxidil ci vuole il glicolepropilenico, infatti è scritto soluzione glicoalcolica e quindi va bene. Solitamente quando ci sono anche altri attivi dentro, almeno il 20% di glicole va messo. Ci sono altri tipi di glicoli meno irritanti come il butilenico, che però in questo caso non uso perché so che il paziente ha già utilizzato una volta la lozione, non ha avuto problemi, quindi possiamo andare tranquillamente. Siccome è scritto glicoalcolica, ti dà anche la possibilità di utilizzare il glicole che vuoi. Ecco, lì sarebbe il vassoietto. Allora, questa è una finasterida abbastanza igroscopica, quindi non pesa tanto, nonostante ci sia un tot di volume della polvere. Io devo arrivare a 0,228. Ora, di minoxidil esistono due tipologie. Uno è il minoxidil base, che è quello che di solito si utilizza, e l'altro è il minoxidil solfato, ok? Che è lo stesso minoxidil con salificato con un'altra sostanza. Quello solfato è solubile in acqua, ok? E in alcune preparazioni viene scritto. Qual è il problema del solfato? È che è meno stabile, ok? Perché è in soluzione acquosa, e soprattutto in quelli di libera vendita non si può utilizzare perché la monografia di farmacopea ti parla solo di minoxidil base, e in più ci sono alcuni dubbi sull'assorbimento transcutaneo. Quindi ora ho visto che c'è qualche tricologo in Italia che sta facendo alcuni studi e ha paragonato il solfato a quello base, che per avere, diciamo, lo stesso effetto il solfato deve essere al 15%. Vuol dire che effettivamente c'è un assorbimento diverso, ok? Al 5%, quindi sono 5 grammi in 100 ml. Ora, come prima, che non ti ho fatto vedere, si pesa leggermente in eccesso rispetto alla quantità prescritta, perché sicuramente una parte si perde, ok? Quindi rimane magari un pochino dentro il vassoio, un pochino va sulle pareti, quindi un minimo in percentuale uguale uno con l'altro lo aumenti, in modo tale che quel 10% di errore non si vada poi a sommare. Allora ti faccio vedere quanto è rognoso solubilizzare il mio. Infatti volevo farti una domanda un po' da ignorante, nel senso, non conveniva mettere tutto lì anche la finasteride o non si può? Perdi precisione. Ok. Cioè, nel senso, l'hai 228 mg, che sono veramente pochi, e quindi è meglio farli in due vassoi separati. Ok. E anche poi per una questione di praticità, prima sciogli una e poi aggiungi l'altra dentro la soluzione. Quindi prima dobbiamo sciogliere il minoxidil e poi la finasteride. O diversamente, diciamo che queste due solitamente non danno problemi. Potrebbero anche essere inserite tutte e due nello stesso momento, però io preferisco farle separate. Etanol 96 e acqua depurata. Ora, su questa soluzione dobbiamo andare sul 20%, e questo è quello che ti dà l'untuosità sui capelli solitamente e che dà più fastidio. Ora proviamo a farlo al 20%, ci lasciamo un 5 grammi di spazio nella lozione, perché se non è sufficiente lo aggiungiamo alla fine, però dovrebbe esserlo. Ovviamente anche qua leggermente di più, sempre per la questione che una parte può rimanere dentro il bag. Ah beh sì, comunque sì, sicuramente qualcosina resta dentro i... Sì, poco, perché tanto tu considera che questa soluzione poi, se non arriva al volume richiesto, la porti a volume, ok? Quindi l'importante è che la quantità di attivo sia così, magari questa ora un pochino scende, perché magari anche con l'agitazione un pochino di calore si forma, quindi l'alcol evapora, ti scende un pochino il volume, lo riporti a volume di nuovo con l'etanolo. Ora ovviamente siamo ai giri bassi ancora, sono 3600 rpm, dovrò arrivare a 7000, però piano piano lo aumentiamo. Il vantaggio di questa macchina anche rispetto all'agitatore magnetico è che non schizza, che è un problema, perché se ti schizza mentre lo stai facendo va sulle pareti e ha il minoxidil sulle pareti, quindi quando lo trasferisci poi nella boccetta finale ti tiri un po' di cristalli. Una mixa proprio tipo un frullatore, quelli... Sì. È un po' diverso, cioè nel senso è proprio un macchinario particolare che si chiama turboemulsore. Questo si usa per fare le creme, una parte di crema, poi la crema dopo la turboemulsione solitamente va in un agitatore a pale, quello classico, no? Questo qua, diciamo che ha sta potere di taglio, che nel caso delle soluzioni topiche, quando hai difficoltà a solubilizzare gli attivi come il minoxidil, ti aiuta un pelino di più e te la rende anche più stabile. La finasteride per ora la lasciamo qua.
Ora ci vuole un po'. Tipo? Allora, quello che cerchiamo di fare sempre noi è di non utilizzare calore. Perché che succede? Quando utilizziamo questa, utilizziamo calore, perché altrimenti non si scioglie. Quando usi il calore, puoi un pochino degradare gli attivi, ma soprattutto quando poi torni a temperatura ambiente non sai se effettivamente ti precipita subito. Con il turbo emulsore cerchi di lavorare a freddo, le tempistiche sono comunque minori rispetto a questo e non hai usato calore, quindi anche quello è un altro vantaggio per la soluzione. Di solito ci vuole 10 minuti, un quarto d'ora. Okay. Dipende. Adesso aumenti i giri, la velocità gradualmente. Ah, prima era proprio riscaldamento, adesso va come un treno. Non aumento di più perché se no sale troppo il volume del liquido. Ci vedi che è lattescente, cioè vuol dire che la sostanza non si scioglie bene. Okay. Ok, quindi è un po' il minocchio è un po' rognoso, cioè io ora ho messo la minima quantità di glicole secondo me necessaria per solubilizzare la soluzione. Ce ne potevo mettere anche il 40% e si solubilizzava molto prima. Il problema è che poi fai una soluzione che ha un potere irritante molto più elevato rispetto all'altro. Quindi... sì, meglio con qualche minuto in più che il cliente poi è più tranquillo. Quanto sarà passato? Un quarto d'ora? Sì. Ora, queste che vedi in soluzione sono bollicine, eh? Cioè non è perché il minoxidil precipita, quindi ci siamo praticamente. Anzi, io aggiungerei proprio la finasteride. Questa è la finasteride. Si è proprio limpida adesso. Vedi, comunque una minima parte, sì, che magari ora sono stato molto attento, però un pochino la perdi, quindi quell'eccesso che metti inizialmente di peso va bene. Infatti vedi qua, quanto sarà 0,001, però ora ci siamo quasi. Sì, veramente comunque una differenza assurda tra finasterina e minoxidil. Poi ci sono altri principi attivi che sono difficili da sciogliere, tipo il carrenoato di potassio, lo spironolattone, che vengono utilizzati, quelli danno qualche problemino. Quindi tu considera, io ora ho messo 5% di minoxidil e 0,22 di finasteride. Ci sono delle lozioni molto più complicate, quindi c'è dentro l'acido azelaico, la tretinoina, cioè c'è veramente di tutto, quindi quando sono tanti componenti è un pochino più complicato, ok? Quindi devi farla magari per step, quindi prima sciogli, che ne so, il progesterone in etanolo e il minoxidil lo lasci in glicole e poi li unisci, quindi dipende dal principio attivo, devi ovviamente modificare un pochino la preparazione. Poi ovviamente su quantitativi così piccoli il margine di errore è più alto, sì. Quindi dovessi fare un litro di soluzione il margine di errore è molto più basso, invece su 100 ml fai poco. Dicevo, di solito non si filtra, cioè non bisogna filtrare la soluzione perché sennò vuol dire che non hai sciolto tutto fondamentalmente, quindi se filtri con un foglio di carta particolare vuol dire che la soluzione non è andata proprio come doveva andare. Noi di solito non filtriamo mai, a meno che non si forma qualche pulviscolo o qualche cosa che magari non doveva finirci dentro, ma non succede praticamente mai. Quindi anche la filtrazione, se c'è qualche farmacia che fa la filtrazione, è perché non ha sciolto tutte le sostanze dentro, quindi poi la percentuale di attivi dentro non è quella che è dichiarata. Okay. Qui c'è la boccetta pronta. Ah, perfetto. Vabbè. Fine. Poi fai l'etichetta, ovviamente deve essere tutto registrato tramite i fogli di lavoro, che sono quelle delle norme di buona preparazione della farmacia, timbro e firma sulla ricetta, in questo caso è ripetibile, quindi la ridai indietro al paziente e può tornare a prendersi un'altra lozione. Ok, perfetto. Raga, il video finisce qui, la lozione che abbiamo preparato nel video me l'ha gentilmente regalata Giuseppe, quindi nei prossimi giorni proverò ad applicarmi finasteride e minoxidil in lozione. Ti tengo a ringraziare tantissimo Giuseppe perché è stato veramente gentile e in questo video ho imparato un sacco di cose. Come sempre, se il video vi è piaciuto lasciate un like, commentate, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo domenica prossima con un nuovo video.